disciplina del Muay Thai, la categoria è quella dei 68 kg. Andiamo sul ring. All'angolo blu, 30 incontri disputati, 23 vittorie, 5 sconfitte e 2 pari per lui. Per il team Sampaia Jim Cancerosi, da Genova, Simone Giannattasio. Eccolo qui, Simone Giannattasio, grande esperienza del ring, 30 match al suo attivo, del team San Payak Gym, del team Cangelosi di Genova. Simone Giannattasio! Il suo avversario, all'angolo rosso, 27 incontri disputati, 15 vittorie, 5 sconfitte, 5 pari, 2 no contest per lui, già campione italiano FIT, già campione italiano FIKBMS, medaglia di bronzo a campionati europei IFMA Junior 2018, per il team Rocky Fiumicino, da Roma, ex chiude l'onore, Francesco Tuminello! Francesco Tuminello, grande, grande, bel atleta, grande esperienza anche per lui. Lo conosco molto bene, team Rocky di Fiumicino, e devo dire che questo sarà un gran, bel match. Grande esperienza da ambedue le parti che stanno dentro al ring. Poi ovviamente per un grande match serve un grande arbitro, il signor Neoni, grande esperienza Francesco Tuminello, dell'arbitro Meoni, in giro per il mondo tra mondiali europei, Grand Prix, veramente ha un bagaglio tecnico quest'uomo per dare man forte a tutti gli arbitri che vorranno far parte di questa grande famiglia Feder Combat Muay Thai. E abbiamo Superwoman che ci dice che è la prima ripresa. Ramuai ovviamente è di tutto rispetto sul ring. Siamo pronti? Prima ripresa, si parte. Siamo al limite dei 68 kg, amici a casa. Tuminello in pantaloncini neri contro Giannattasio, pantaloncini blu. Si incrociano il low kick. Ora qui Tuminello, le bordate che lui riesce a tirar fuori da quelle gambe. Risponde di pari passo Giannattasio. Bella combinazione di
braccio frontale, scivola a terra Tuminello. Molto equilibrato questo match in questo frangente della prima ripresa. Cerca un calcio girato all'indietro, Tuminello non va a buon fine. Bella combinazione di Giannattasio, replica con un middle kick Tuminello. Non si fa attendere la risposta di Giannattasio. Low kick, high kick, bellissimo, proiezione da parte di Giannattasio. Deve stare un po' più attento Tuminello, ha dormito un po' in quel frangente. Cerca la proiezione di nuovo Giannattasio, non ce la fa. Sta subendo un po' il suo avversario Tuminello in questa parte della prima ripresa. Cambio con le braccia in questo momento da ambedue le parti. Bella combinazione di Giannattasio, bella combinazione di braccia per Giannattasio, che ha infilato bene anche un montante alla fine. Buono il jab sinistro di Tuminello. Finisce qui la prima ripresa, molto molto equilibrato questo match. Abbiamo davanti due atleti con grande esperienza e ovviamente nessuno può sbagliare. Vediamo gli angoli qui, fanno un po' di prediche ai loro atleti. Francesco Tuminello e Simone Giannattasio. Fuori secondi, seconda ripresa, second round. Si riparte, Tuminello in pantaloncini neri contro Giannattasio, pantaloncini blu. Giannattasio molto più propenso alle combinazioni braccia e gambe. Bella questa combinazione, mi ha tolto proprio la parola dalla bocca da parte di Tuminello. High kick. Ancora l'attacco di Tuminello. Risposta di Giannattasio. Low kick interno coscia, sempre di Giannattasio. High kick. Cerca la sfuriata con le braccia Tuminello, ginocchiata bellissima al corpo, buona questo gancio destro da parte Tuminello. Vedo un Tuminello un po' più attento in questa seconda ripresa. E ovviamente pronto a scattare, cercare varchi nuovi per infilare i suoi colpi. Bella questa combinazione di Giannattasio, bellissima.
risponde subito Tumminiello in linea dritta con le braccia. Sta martellando Giannattasio la gamba del suo avversario, infatti ogni tanto Tumminiello cambia guardia e Poli, come vi stavo dicendo, sta martellando. Questi sono gli effetti dei low kick. Ovviamente Giannattasio ha visto la sua preda ferita e va chiaramente all'attacco per chiudere il match. High kick, bellissimo middle kick, ginocchiata e gomitata, chiedo scusa, in chiusura della seconda ripresa da parte di Tumminiello. Colpi devastanti da parte di Giannattasio sulla la gamba anteriore alla guardia di Tumminiello. E ovviamente adesso incomincia a sentire il dolore, ma anche la contrattura del muscolo che limitano in questo frangente i movimenti di Tumminiello. Fuori secondi, seconds out, siamo alla terza ed ultima ripresa. Si parte. La terza ed ultima ripresa. Subito Tumminiello all'attacco. E ovviamente Giannattasio va a colpire la gamba di Tumminiello con questo attacco sopra e sotto. Risponde subito Tumminiello. Buono questo attacco di Tumminiello, non riesce la proiezione a Giannattasio. Match molto duro, colpi potenti. Ho notato una cosa, che tutti e due gli atleti hanno sprecato pochissimo. Cosa voglio dire? Hanno sprecato pochi colpi, quasi tutti i colpi sono andati a segno, da ambedue le parti, dico. Buona ginocchiata e la proiezione di Giannattasio. Ha un bel tempismo questo ragazzo. Ancora lì mette il suo avversario, risponde Tumminiello, c'è un low kick un po' troppo low, si va avanti. Buona questo attacco di Tumminiello, proprio sul viso del suo avversario, ginocchiata frontale da parte di Tumminiello, calcio frontale. Ancora qui Tumminiello riesce a mettere dei bei colpi. Quasi a un minuto alla fine della terza ed ultima ripresa, l'intervento dell'arbitro. Ora Tumminiello sta cercando di chiudere in bellezza questa terza ripresa. Intervento dell'arbitro. Trenta secondi alla fine. Proiezione di nuovo di Giannattasio.
pesce, deve stare attento Giovinello alle proiezioni. Siamo al verdetto, vince questo incontro ai punti da Genova e per il San Pagliacci Cancellosi Simone Giannattasio.